Dottor della Bourguignon, non ho modo di esprimere la mia gratitudine per l'aiuto che mi offre in questo momento. Non mi devi ringraziare, Esther, è il minimo che potessi fare. Tu hai subito una gravissima ingiustizia da parte di quei vigliacchi di Norberto e Bernarda. Lo devo a Vanadio. Sì, ma io sono confusa, non so cosa pensare di tutto questo. E chissà cosa starà facendo Vanadio ora. Vanadio? Abbiamo poco tempo. Ascoltami per favore. C'è qualcuno che mi vuole morto. Hanno già cercato di uccidermi, quindi per il momento non posso uscire allo scoperto. Comunque non avere paura, sei in buone mani. Norberto, amore mio, finché avrò vita non potrò mai scordare il nostro weekend d'amore. Tesoro, io questo weekend sono con dei clienti molto importanti. C'è un affare molto grosso in ballo, per cui mi raccomando, non mi chiamare per nessun motivo al mondo. E augurami buona fortuna. Buona fortuna. Mi raccomando, buon viaggio. Ciao, grazie. Amore della mia vita, luce dei miei occhi. Bernarda. Ci è mortificato, signor Quimbra. Non dispiacerti, amico. Così potrò regolare sta fazenda di persona. Quant'è vero che mi chiamano El Cobra de Sermide. E come pensa di fare, signor? El Matador deve matare il toro da par lui. Affondargli le banderiglie nel cuore. Comprende? Non comprendo, signor. Lo attireremo fuori dal suo nascondiglio. Lo colpiremo nel suo punto debole. Continuo a non comprendere, signor. Orghe, cavron! Rapiremo la sua femmina! Buonasera. Sono Pamela, l'amica di Esther. Piacere. François René della Bourguignon. Cotti. Prego, un secondo. Posso offrire da bere? Oh sì, volentieri, grazie, lei è molto gentile. Prego. Quindi lei è il famoso cugino francese dell'ingegner Vanadio? Sì, ebbene sì. Mia madre e il padre di Vanadio erano fratelli.
Esther mi ha detto che lei e Vanadio siete in ottimi rapporti. No, assolutamente sì. Ciao Pamela. Ah, ciao Esther. Andiamo. Ok. Dottor Della Burvignone, è stato un vero piacere conoscerla. Piacere mio. Chiamami René. Ok. Arrivederci. Ciao René, posso parlarti? Maledizione, Norberto. Quello che è successo rischia di rovinare tutti i nostri piani. Sì. Addio, cace pesca. Sì, Norberto, adesso che Vanadio è vivo, siamo nei guai. E poi quella papera zoppa di Esther ci ha scoperto! A questo punto rischiano di saltare tutti i nostri progetti, Bernarda! No, questo non lo permetterò. Noi combatteremo per raggiungere i nostri obiettivi. Costi quello che costi. Esther, ma lo sai che quel René mi ha davvero colpito? È un tipo così affascinante. Hai ragione, Pamela. E poi è molto, molto gentile. Mi sta aiutando tanto in questo momento. Ho visto. È stato carinissimo anche con me quando mi ha offerto da bere. Non so, ha qualcosa di particolare. Avrei proprio voglia di rivederlo. Beh, ma accompagnami a casa, allora. Dai, buona idea. Eccole. Stanno arrivando. Pronto, signor. Zitto, sei morta. L'avevo detto, dunque, Norberto è una persona viscida, pensa solo al suo interesse. Ora te ne sei accorta. Hai ragione, René. Mi sono accorta tardi dell'errore che ho commesso anni fa. Ormai è troppo tardi. Adesso devi solo pensare a fare meno male possibile a vostro figlio. René. È giunto il momento che tu sappia la verità. Il piccolo Jérôme è tuo figlio. Mio Dio, René, hanno rapito Esther! Cosa? Ho paura per il nostro futuro, Bernarda. E adesso c'è un problema in più. Lucrezia ha scoperto tutto. No. Sono convinta che è stata quella piccola proletaria fallita di Esther a spifferare tutto quanto. Ma me la pagherà, ti giuro, me la pagherà. La distruggerò. Oh, Giulia, ma com'è potuto succedere? Ancora non me ne rendo conto. Stavamo passeggiando, è arrivata un'auto e me l'hanno portata via da sotto gli occhi. Ti rendi conto, Giulia? Io non ho potuto fare nulla. E adesso chissà dove l'hanno portata. Povera Esther, prima il licenziamento e poi questo. Ma è terribile. Camomilla? No, preferirei una birra. Tieni. Grazie. Prego. Giulia, chi può essere stato a rapire Esther? Chi può volerle così male? E se fosse stata Bernarda?
Muy bien. Ci rivedremo all'inferno, hermano. Cosa vuoi? Te l'ho già detto, io non so dove sia Vanadio. Cagliati. Vanadio non è un tuo problema. Tu sei libera. Ancora una buona giornata a tutti voi all'ascolto. Allora, come vi avevo preannunciato ad inizio di programma, voglio assolutamente anticiparvi alcuni aggiornamenti sulla notizia che da qualche giorno occupa le prime pagine dei giornali, ovvero l'omicidio di Vanadio Cotti Maroni. Ebbene sì, perché circola sempre con maggiore insistenza il nome di René della Bourguignon Cotti come successore dell'imprenditore scomparso alla guida dell'importante gruppo industriale. E quanto alle indagini, pensate, pare che gli inquirenti si stiano concentrando ora su una misteriosa pista sudamericana. Quindi mi raccomando, non perdetevi assolutamente l'appuntamento con le news, arriverà veramente tra pochissimo, ma adesso ancora musica. Pronto? Dottor Della Bourguignon, buonasera. Sì, l'ho sentita poco fa per radio. Certo, allora le confermo per mercoledì alle 17. Facciamo nel suo ufficio? D'accordo. Arrivederci, buonasera. Sicché, dottor Della Bourguignon, apponendo la sua firma su questi ultimi documenti, lei assume formalmente la presidenza della holding Cotti Maroni. Per favore, signorina. Grazie. Vanadio mi hai resa felice lasciandomi questa casa. Ma che senso ha ora che tu non ci sei più? Siamo venuti qui perché abbiamo ancora bisogno di lei.